3 sconfitte di fila, 10 gol incassati, di cui 6 di testa nelle ultime 4 gare. Involuzione oggettiva, ma premessa d'obbligo, il campionato resta altamente positivo. Certo, il momento è per così dire particolare, bisogna rimettersi in carreggiata. Colombo proverà a farlo a Monopoli, laddove ha lasciato il profumo. Storia dello scorso campionato, 5° posto e 4 di finale playoff, mai così in alto dopo aver eliminato in sequenza Picerno, Virtus, Francavilla e Cesena agli ottavi. Un'autentica impresa contro la terza classificata del girone B, sconfitta al Veneziani 1-2 e perentorio successo per 3-0 al Manuzzi. Una stagione memorabile per quanto mi riguarda, non solo a livello di risultati ma anche di legami. Veramente è una partita speciale, ma soprattutto conta in questo momento cercare di uscire dal momento di impasse che stiamo vivendo, fare 2 passi indietro per poter andare in avanti. Oggi noi abbiamo perso probabilmente quell'equilibrio o quel tipo di atteggiamento una volta persa palla che ti faceva correre meno pericoli. Ecco, questo va recuperato, quindi il passo indietro sta lì nella squadra, nell'atteggiamento, nella voglia di sacrificarsi tutti a partire dagli attaccanti nella fase difensiva. Diverse defezioni per infortunio: Palmiero e Delle Monache, contrattura al flessore, Craia causa squalifica, Crecco influenzato e naturalmente il lungo degente Pellacani. Previste 5 novità che però questa volta saranno ampiamente giustificate. Il probabile 11: Plizzari tre pali, in difesa Cancellotti, Brosco, Boben e Milani. A metà campo Aloi, vertice basso, interni Giabua e il rientrante Mora. Davanti Cuppone e De Sogus a supporto di Vergani. L'ex Inter sarà preferito all'Escano. L'italo argentino è il bomber della squadra con 8 gol, ma non segna su azione dalla trasferta di Castellammare di Stabia dello scorso 30 ottobre. Monopoli in difficoltà, con Pippo Pancaro in panchina, subentrato alla terza, soltanto 9 punti in 8 gare, una sola vittoria nelle ultime 6 partite. Trend decisamente al di sotto delle aspettative. Indisponibili tutti per infortunio il secondo portiere Nocchi, Falbo, Cristallo, gli ex Fornasier e Derisio. Convocati, sebbene non al meglio, Piccinni e l'altro ex Mirko Drudi. Sistema di gioco 3-5-2, Vettorella tre pali, nel cuore della difesa De Santis, Bizzotto e l'ex Pinto, sulle fasce Viteritti e Manzari, a centrocampo Bussaglia, Vassallo e Amelili, prima linea col tandem Sime-Ristarita, punte di movimento, attacco leggero, Montini partirà dalla panchina, il tecnico Pippo Pancaro. Insomma, è scontato dire che, come dicevo prima, il Pescara insieme al Catanzaro, insieme al Crotone sono le tre, diciamo, squadre, le tre corazzate di questo girone. Vengono da 3 sconfitte, quindi sicuramente anche loro avranno qualche problemino e mi aspetto una partita dove ci sarà sicuramente molta tensione da parte di tutte e due le squadre. L'idea, insomma, è di ritornare a provare a fare la partita per quello che poi il Pescara ci permetterà. Un solo precedente, Coppa Italia 26 agosto 1987, fase a gironi, il Monopoli del tecnico Franco Condor Vannini e del presidentissimo Pasquale Bellomo milita in C1, Mauro Meluso uno degli attaccanti, 10 gol a fine stagione. Appena promosso in A, il Pescara di Galeone sfoggia i gioielli Junior e Sliskovic, al Veneziani finisce 4-1, apre il campione brasiliano su punizione da distanza ragguardevole, che prodezza, pallone all'incrocio dei pali della porta difesa da De Toffol. Nella ripresa 2-0 di Giampiero Gasperini, quindi il tris sul rigore di Sliskovic, il Monopoli accorcia, rete di Pauselli, complice tuttavia l'evidente infortunio di Giuseppe Gatta e poi il poker di Baka Sliskovic. Con questo assolo da applausi.